ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Si è concluso il primo semestre di mandato per il nuovo presidente della provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ha preso il posto dell'ex sindaco di Colle Corvino, Antonio Zaffiri. La scuola è in prima linea nell'azione della nuova amministrazione, con gli istituti Marconi e Galilei che avranno un volto tutto nuovo, la ripresa dell'attività scolastica, con la provincia al lavoro per fare in modo che a settembre la maggiore priorità, cioè la disponibilità dei plessi scolastici, sia a posto per accogliere la carica degli studenti. Concluso il primo semestre di mandato per il presidente della provincia Ottavio De Martinis, sicuramente un periodo ancora di transizione, ma avete già fatto parecchie cose. È stato un periodo conoscitivo soprattutto perché mi sono approcciato in una realtà completamente diversa da quella del comune, una realtà che però devo dire ha grandi potenzialità benché l'ente sia stato mortificato dalla legge del Rio. Diciamo che ci sono ottime potenzialità per quello che riguarda l'organico, benché sotto organico, e insieme stiamo mettendo in campo tutte le energie possibili per assicurare nei settori nevralgici di cui l'ente ha competenza, ossia la viabilità e le scuole, il meglio. E diciamo che c'è stata una ricognizione di tutte quelle che erano le esigenze del territorio da questo punto di vista, ma non solo questo, si è già concretizzata l'azione per il tramite di interventi che si stanno portando sulle strade provinciali. Di recente c'è stato uno sfalcio dell'erba importante su tutte queste arterie, e al tempo stesso a livello scolastico si sta facendo il meglio per assicurare la ripartenza del nuovo anno scolastico quello che le scuole richiedono. In particolare l'istituto Marconi sarà completamente nuovo. Sì, ce ne sono due in modo particolare, c'è il liceo Galilei ma anche il Marconi, che quest'anno avrà un edificio completamente nuovo. E il Galilei la stessa cosa, si sta lavorando per una nuova struttura che possa ospitare anche la palestra, siamo in dirittura d'arrivo e quindi si sta facendo in modo che per l'inizio dell'anno scolastico si possa avere appunto tutto quello che gli alunni, di cui gli alunni hanno bisogno.